per la giustizia sociale, perché ci sono alcune comunità che non lo vedranno mai, non vedranno mai quel tipo di benessere che altre comunità invece riescono in qualche modo a strappare o raggiungere. Allora, dov'è lo Stato? Allora, prima abbiamo parlato un po' delle intenzioni dei movimenti femministi per creare intelligenza collettiva. Se pensiamo anche a come si è costruito il nostro sistema sanitario con le mutue che partivano proprio dal basso e che poi sono state messe a sistema. Cioè, è molto interessante la storia del mutualismo ottocentesco, è estremamente interessante. Quindi, i nostri movimenti dal basso, chiamiamoli così adesso per semplificare, in fondo dicono: se aspettiamo lo Stato, qua si fa notte, arrangiamoci, che dal mio punto di vista è, nel senso, per noi che studiamo queste cose è fondamentale, perché se io aspetto e nel frattempo quindi da un lato questa posizione di attivazione, di autotutela, di autogestione, sappiamo, ne conosciamo tutte le potenzialità. È vero, tu dici Francesca, però io non ho visto in 25 anni che come questi gruppi fanno, pensano, come si, no, lo dici tu Katia. Allora, questa cosa può essere legata proprio ad un tempo di transizione con un cambiamento che non è così da A a B, non è così prevedibile, non è così appunto. Però è anche vero che abbiamo tutta una serie di punti luce. Non so, la battaglia del GKN, quando le battaglie del lavoro si uniscono alle battaglie femministe, cioè questi. O negli Stati Uniti, quando appunto la famosa intersezionalità dei movimenti, cioè, sempre più in questa direzione noi possiamo vedere delle speranze concrete, cioè quando le istanze non viaggiano più separatamente. Negli anni 70 era molto così, c'è il femminismo, il pacifismo, l'ecologia, però erano tutte battaglie parallele. Quello che è accaduto negli ultimi decenni è che c'è una maggiore contaminazione. Qui servirebbe uno storico, una storica, per dirci quanto tempo serve, però è anche vero che, non so, quando si parla delle donne al potere, no? Tutti gli stereotipi, che è verissimo, che noi non facciamo molto bene, la Georgia. Ma allora, dateci qualche secolo per esercitarci. E anche noi impariamo, cioè voglio dire, non possiamo mettere, cioè, ci sono delle costruzioni culturali che hanno bisogno del loro tempo, e non è che adesso possiamo in 448 Margaret Thatcher era peggio di un uomo, era un... Sì, la mia unica... Vado a concludere. In un dibattito femminista di 15-20 anni fa si parlava molto di né Stato né mercato, né pubblico né privato. Ad esempio, nella mia esperienza personale, abbiamo fatto una cooperativa semplice che dal nostro punto di vista era rivoluzionaria, perché non era né pubblico né privato, né Stato né mercato. Come sono andata a finire le cooperative, lo sapete, anche se il Trentino ha un'esperienza parzialmente diversa, cioè totalmente sussunta dal capitalismo. Infatti, quando abbiamo chiuso la cooperativa a quel punto, cosa valeva rimanere lì a fare? Però, dico, come movimenti dall'alto, movimenti dal basso, come si ricongiungono? Questa cosa secondo me è tutta in via di definizione. L'unica cosa, poi basta, anche perché l'ultima domanda riprende anche la domanda che farà Alice, riprende un po' la domanda interessante che faceva Katia. Però nel momento in cui si pratica l'alternativa ci stiamo facendo smantellare tutto quello che era conquista del passato. La mia unica
perplessità anche quando interrogo i leader dei movimenti che studio, riguardo le loro pratiche, mi coinvolgo nelle osservazioni dirette di queste pratiche, non c'è una messa in discussione che magari si sta retrocedendo per mancanza di visione, no? Perché effettivamente io trovo un po' contraddittorio dire le femministe degli anni 70 hanno creato le case delle donne da cui poi sono nati i consultori, da cui poi lo Stato ha dovuto pigliare delle risorse e metterle a favore delle donne, degli asili, del supporto, no? Alla riproduzione, e adesso si fanno gli asili nel bosco per ceto medio, perché costano medio alto, perché costano una fortuna, e non si lascia per forza, cioè tutta questa massa di persone che potrebbe avere il capitale culturale per chiedere a gran voce un rinnovamento della scuola, invece si fa la propria scuola e si creano le disuguaglianze e si allargano le disuguaglianze. Quindi un po' anche il mio grande dilemma dentro, no, che ho è un po' questo, cioè ci siamo con l'analisi, quello è stato costruito con, lo Stato ha dovuto cedere un pezzo a, però adesso costruendo tutte queste alternative da 25 anni la scuola pubblica è sempre più limitata di risorse, così come l'università pubblica, così come la sanità, eccetera. È vero, ci sono tutte queste belle alternative, però forse ecco, la mancanza di capacità critica dei movimenti rispetto a questo, a questa perdita di dimensione sullo Stato, deve avere in Latino America, però in Latino America la situazione è anche un po' diversa, no? E anche se è vero che comunque il nostro capitalismo occidentale ha potuto raggiungere quello che ha raggiunto, anche scaricando molto del cioè approfittando più deboli del passato, però anche lì sono tutte soluzioni private invece che soluzioni pubbliche. Quindi questo è il mio, e non c'è autocritica, e ci sono sì queste buone pratiche, questi esempi. Adesso c'è la CKN, 10 anni fa c'era Rimanflu, però sono sempre casi molto isolati, e fra 5 anni ce ne sarà un'altra. La GKN, non so, non è stata di lei. Io se posso solo dire una cosa prima di passare all'ultima domanda, che è una riflessione su questo, ma su cui non ho una posizione, però è una riflessione. Cioè è effettivamente in che modo, cioè forse le categorie concettuali e anche le prospettive, chiamiamole anche, non so, prospettive nel senso proprio di orientamento in una direzione, in un futuro, con cui noi interpretiamo queste realtà di conflitto, di mutualismo, eccetera, oggi, sono ereditate dal passato, da un'esperienza di passato, che sia un'esperienza appunto di un capitalismo tra virgolette di Stato o del capitalismo neoliberale, però fondamentalmente dobbiamo aiutarci con l'esperienza passata e con le categorie che questa esperienza ci offre. Ma allo stesso tempo io mi sto chiedendo, e quindi anche appunto per esempio il punto sullo Stato, che dal mio punto di vista è molto importante e ancora non ci sono arrivata a risolverlo. Perché da un lato sicuramente lo Stato, cioè nel senso, è un'istituzione coloniale, un'istituzione patriarcale, e quindi ok, quasi non è impossibile dialogare o sperare qualcosa, però allo stesso tempo i punti che comunque solleva Francesca sono importanti. Quindi vabbè, la mia riflessione rispetto a questo è: ci troviamo con queste categorie, anche con queste istituzioni. Però secondo me il momento che stiamo, cioè la congiuntura storica che stiamo vivendo è inaudita, ed è una congiuntura storica che potenzialmente potrebbe portarci oltre, cioè nel senso alla disgregazione di queste istituzioni, di queste categorie e delle nostre idee di traiettoria, di cos'è l'emancipazione, di cos'è la giustizia, di cos'è.
Per cui non lo so, mi sento come in un momento in cui sto aspettando qualcosa per riuscire a delineare delle strategie, delle speranze, dei futuri. E quindi sì, è un po', no, il discorso sulle rovine del capitalismo. Marco Armiero è anche abbastanza critico, giustamente, rispetto a questo discorso del che bello, il capitalismo sta andando in rovina, ma intanto però ci sono sempre le vite a perdere, i corpi a perdere, i diritti a perdere, eccetera. Però sicuramente è un punto molto importante, cioè come e dove viviamo dentro queste rovine, verso che direzione. Non so, penso che siano dei punti molto importanti che appunto su cui io non ho assolutamente nessuna risposta. E quindi, proprio parlando di futuro, quali sono le sfide, le prospettive di futuro per i femminismi oggi, nel presente e nel futuro? Ovviamente, giustamente Ilenia prima faceva notare come sia impossibile parlare, no? Una sfida, una prospettiva, perché sono sempre molto localizzate, incorporate, eccetera. Però allo stesso tempo è anche vero che, almeno mi sembra di vedere, delle possibilità o delle concrete alleanze che si costruiscono a livello locale, ma anche a livello globale, dialoghi, convergenze tra diversi movimenti, reti e istanze anche. Pensando per esempio in questo caso a quella ecologica e quella femminista. Niente, quindi ecco dei pensieri rispetto a questo tema amplissimo, però sempre partendo dalla vostra esperienza. Ok. Se vuoi che cambiamo. No, allora no, finisco così, però questa volta sono breve, perché non voglio prendere tutto il tempo del vostro pomeriggio e forse mi farebbe anche piacere ritornare un attimo a una discussione su questo tema del futuro. Io rispetto al futuro mi risuona sempre una frase di un attivista ed autrice afroamericana che si chiama Valida Marisha, e lei dice: noi non possiamo costruire ciò che non riusciamo ad immaginare, tutto il lavoro politico che facciamo è fatto scienza. Questa roba per me, cioè, questo mi aiuta tantissimo nei momenti di scoraggiamento assoluto che mi vengono spesso, anche io mi sento molto schiacciata, cioè che le nostre vite vanno avanti per inerzia e a volte non c'è proprio il tempo per riflettere, ma tantomeno per, e quindi tantomeno per lottare. E quindi forse voglio fare un po' riferimento a tutte quelle pratiche proprio speculative, no? Dei femminismi e anche dei movimenti per la giustizia ambientale e per la giustizia climatica. In qualche modo ritorno da dove sono partita, cioè dal mio territorio. Sono 30 anni che la mia regione è completamente devastata a livello ambientale. Abbiamo fatto tantissime battaglie, abbiamo portato decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone per le strade delle città, abbiamo fatto assemblee pubbliche, abbiamo prodotto studi dal basso rispetto alla contaminazione, abbiamo creato una narrazione contro egemonica, eppure la violenza ambientale continua ad abbattersi sistematicamente su quella regione. Per esempio il fenomeno della Terra dei Fuochi, che è quello più nuovo, continua ad essere molto rilevante. Ogni estate ci ritroviamo a doverci chiudere in casa con le finestre sbarrate, perché se no entra quella puzza allucinante che ormai sappiamo, perché l'abbiamo reso manifesto e l'abbiamo reso sapere collettivo, che quello non è solamente una puzza indegna e inaccettabile, ma è anche qualcosa che ci fa ammalare e che fa ammalare il nostro territorio. Quindi a volte io penso, cavolo, cioè non siamo riuscite proprio a fare niente in 30 anni. Eppure però penso al contempo che adesso, facendo riferimento ai saperi
indigeni, molto spesso le comunità indigene dicono che questo è un lavoro di tante vite. Non è un lavoro che riusci, cioè tutto il lavoro che facciamo di attivismo, di politica dal basso, di costruzione di alternative, di costruire alleanze, di costruire convergenze che non c'erano prima, che non erano scontato, non era scontato che esistessero, anzi per niente proprio, è un lavoro per cui io non ne vedrò i frutti, forse qualche generazione più in là li vedrà. E questo un po' mi mette in pace, non significa che riesco a darmi la pacca sulla spalla e mi dico vabbè, no, tutto a posto, lei c'è pure questa settimana, non hai fatto la rivoluzione, però comunque c'è qualcosa che stiamo facendo. Ci siamo la settimana prossima. Però poi ci pensiamo lunedì mattina, lunedì pomeriggio per un'assemblea. Io penso che il tema principale è quello, appunto, nella mia ricerca io mi dedico proprio alle forme di coalizione tra movimenti per la giustizia ambientale e transfemministi e anche alle forme prefigurative, no? Quelle che ancora, forse quelle coalizioni che ancora non esistono, ma quelle pratiche quotidiane, quelle esperienze, quelle costruzioni di alleanze che possono trasformare le nostre vite sulla base del quotidiano. Io penso che per il futuro sicuramente una forma di convergenza, una strategia di convergenza che può mettere insieme tantissime lotte differenti è proprio quello che ci mette al centro e che risponde al bisogno di riproduzione delle comunità, cioè proprio la cura e la riproduzione delle nostre comunità nelle forme che più troveremo degne, nelle forme che troveremo più emancipatorie, però vedendo l'attacco così violento ormai a tutte le sfere della nostra vita, penso che sia fondamentale fare quel lavoro proprio di convergenza intorno alla riappropriazione di tutto ciò che è stato in qualche modo sottratto alla sfera del comune. Come riprenderci forme comunitarie, forme di cura del comune che non passano per la monetarizzazione, per la sua valorizzazione in forme economicistiche, in che modo ci riusciamo a sottrarre anche ad alcuni standard o alcune strategie che in qualche modo possono sembrare quasi poco di non troppo conto, eppure invece nel riprodurle, nel continuare ad insistere in quelle forme fosse anche tipo solo la spoliazione delle nostre vite che l'Accademia Neoliberale ci impone, possono essere appunto quei segni del fare in comune che proprio c'è, vanno a smantellare la continua costruzione di recinzioni e di sacrificabilità per le nostre comunità e che rimettano al centro appunto la cura come qualcosa da collettivizzare, che non deve essere più accollata ad alcuni soggetti nella vita, e come ripensare l'indispensabilità, di quanto siamo indispensabili, quanto le nostre comunità sono indispensabili per la riproduzione di alternative effettivamente che possano un po' smantellare questa casa del tallone che proprio non ci piace e che possano essere potenziali, quindi attivazione antiegemonica che si possano moltiplicare delle forme e desideri che più si trovano necessarie tra le comunità che cercano di costruire orizzonti alternativi più degni. Visto che hai fatto già una bellissima conclusione, io invece volevo chiudere, è un piccolo spot pubblicitario, ma è in realtà un incoraggiamento perché ci abbiamo tanto lavorato come laboratorio TILT a queste domande e abbiamo pubblicato un libricino che si chiama Transizione e Mistificazione, oltre la retorica della sostenibilità tra dogmi e eresie, che è uscito per Castelvecchi qualche mese fa, Transizione o mistificazione, e ragioniamo molto su la transizione ecosociale
cercando di capire come, quali ipotesi di convivenza possiamo mettere in atto nel vivere, nell'abitare, nel consumare, nel lavorare, cioè in tutte quelle dimensioni che rendono la vita vivibile. E dove le questioni che molto bene sintetizzava Ilenia, c'è questo in comune che non è già collettivismo, forma collettiva, ma sono forme di in comune, sia nel passaggio come dire, intermedio, inamovibile, cioè non possiamo che partire da nuclei di relazioni con tutti i limiti di queste esperienze, che non hanno ancora diciamo, quella potenza di assurgere a universalità, ma che sono comunque intanto una vita, qualcosa di percorribile, quindi che dà senso a quello che stiamo facendo oggi. Con Lucia Berti le abbiamo chiamate proprio di futuro, vale a dire quel fare intenzionale, orientato, che non ha già una... noi non sappiamo a quale idea di futuro stiamo aderendo, perché il futuro è un mix, no? Cioè quando abbiamo promosso il master e commentavamo le parole chiave del master, io commentavo la parola transizione, ma verso cosa stiamo transitando? Il problema è che stiamo transitando verso una X, cioè abbiamo un problemino, non abbiamo un'idea di giustizia sociale, un'idea di comunismo a cui aderire, da abbracciare e quindi come dire, orientiamo tutti i nostri sforzi. Cioè, il nostro punto è esattamente questo, cioè è questa incognita, è questa X, e naturalmente questo è molto destabilizzante, è fortemente un tempo di incertezza. È vero però che questo tempo di incertezza, che non sappiamo quanto durerà, quali di questi segni noi vedremo, noi e altre persone nel pianeta stanno già facendo dei tentativi, prove ed errori, divertendosi, trovando senso, e quindi come dire, questi sono già elementi. C'è da ripensare tutto il tema del tempo, del passato, del presente, del futuro, la vita, voi avete studiato la vita quotidiana, quindi è chiaro che qui c'è tutta una questione di filosofia della storia, insomma. Ci sono tante cose che si intrecciano. E abbiamo però appunto dei modi di leggere a queste nostre esperienze un po' datate forse, un po' appunto una transizione, quindi le ipotesi di convivenza, le persone le stanno facendo sensatamente, noi forse siamo tra questi, in una sensatezza giorno per giorno, stiamo cambiando, rivoluzionando il mondo, non lo sappiamo, però stiamo dando senso alla nostra esistenza. È troppo poco, è troppo piccolo, è troppo poca massa critica, sì è vero, ma è quello che riusciamo in questo. Resta la questione del conflitto che si poneva